Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. E la Voce d'Italia, quotidiano per gli italiani all'estero, avrei una domanda per Loretta Goci. Ecco, volevo chiedere, Loretta, da regina delle imitazioni della televisione italiana, se lei per una sera in questo programma fosse una concorrente, a chi le piacerebbe essere tale quale? E invece a Carlo, si parlava prima di omaggi, a Carlo vorrei chiedere se è previsto in queste prime puntate un omaggio a Toto Cutugno con l'italiano, magari con un'altra delle sue bellissime canzoni. Grazie. Ma per me è molto difficile pensare di fare un'imitazione e non ricadere nel mio solito omaggio a Mina, perché è una delle grandi cantanti alle quali io sono rimasta legata. Mi sarebbe piaciuto imitare Lucio Battisti, ma non credo che mi riuscirebbe, però ci terrei tanto a provarci. Non so se faremo... avremo modo di ricordarlo, non so se qualcuno di loro poi lo interpreterà, perché chiaramente una cosa alla quale stiamo abbastanza attenti è quando andiamo a proporre un cantante che non c'è più, deve essere fatto bene, deve essere qualcuno che lo fa bene. Uno in vita puoi sbagliare, puoi stonarlo, puoi... uno che non c'è più bisogna farlo con un certo trasporto, sono degli omaggi che noi facciamo ogni volta e quindi vedremo se qualcuno di loro... magari coach ci segnaleranno che può arrivare a fare quel protagonista, in questo caso Toto Cutugno. Mi piace approfittare anche per salutare e ringraziare Rai Italia, perché ancora una volta permetterà a tale quale di farlo vedere a tanti italiani che sono in giro per il mondo. Grazie Loretta. Ultimissima cosa, mai più una responsabilità o un divertimento tale quale show per un giurato come lei? Ah, questo è direi un 50-50, perché la responsabilità ce l'ho, perché devo giudicare dei miei colleghi che sono artisti e quindi giudicare è sempre una cosa bruttina, no? Però io lo faccio a livello tecnico, cioè come giudico le loro imitazioni, che è un po' il mio pane quotidiano e per loro invece è una cosa nuova. Ma il divertimento c'è perché è divertente tutta l'atmosfera di questo programma e le persone che vi partecipano e che sono gli autori anche, i truccatori, eccetera, sono persone meravigliose che ci fanno sentire bene, mai fuori posto.